Salve amici, bentornati nel canale Ricette Fai da Te. Oggi faremo insieme il detersivo in polvere per lavatrice, dal risultato eccellente per tutti i tipi di biancheria. A base di sapone, quello della nonna, fatto con l'olio di oliva. Se non lo avete però, potete tranquillamente usare quello offerto in commercio. Per prima cosa andiamo a grattare il sapone. Nel frattempo vi invito ad iscrivervi al canale, attivare la campanellina a tutte le notifiche, così da rimanere sempre aggiornati. Aggiungiamo il sale e mescoliamo accuratamente. Poi il bicarbonato ed anche qui mescoliamo. Come misurino per versare il detersivo direttamente sui panni o in vaschetta in lavatrice, ho usato un vecchio recipiente riciclato. Quando ho finito di grattare il sapone, vado a spicciolare gli eventuali resti. A questo punto il detersivo in polvere per lavatrice è pronto. Chiudo con il coperchio il mio contenitore e vado a riporre in un luogo asciutto, possibilmente vicino alla lavatrice. Per la capienza in lavatrice di 4,5 kg ho bisogno, per un lavaggio a 60 gradi, di 50 g, colorato e a mano 20 g, lana 10 g. A me piace versare l'detersivo in polvere direttamente sulla biancheria, dentro l'oblò della lavatrice. Wow, che bianco! Bianco, pulito, splendente! Strofinacci da cucina, tovaglie da tavola, tutto. È un vero tornado. Ingredienti: 1 kg di sapone di Marsiglia fatto in casa o quello acquistato in commercio, 2 cucchiai di sale fino, 1 cucchiaio di bicarbonato. Che profumo di candido pulito! Grazie amici per aver guardato il video. Ciao, alla prossima!